Signorini e signorine, salve dalla vostra Cesaria Finzione, segretaria di redazione. Anno nuovo, vita nuova, ma non per la redazione di Le Cosimo, che lavora sempre alacremente ed allegramente per la produzione di tanti articoli e contributi. Ho fatto una corsa perché stiamo per chiudere il numero di metà gennaio. Ma prima di venire al numero di oggi, vogliamo ringraziare tutti per come ci siete vicini. Inoltre, è doveroso un ringraziamento al prof. Paolicelli, o come diciamo noi, Piersoft, che ha avuto la compiacenza di riproporre un'intervista che Le Cosimo gli aveva fatto lo scorso anno. Altro ringraziamento alla redazione di Portalecce, che ha ripreso e dato spazio all'intervista che di recente abbiamo fatto a Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce Calcio. Ma veniamo a questo numero, come al solito molto ricco e stimolante. Abbiamo dei redattori che sono proprio dei mostri, di bravura. E partiamo dall'anno nuovo. Dopo il successo dell'oroscopo di Natale, la nostra maga Tricefala legge per voi le esoteriche parole delle stelle per il 2019. Non si può cominciare senza sapere dove andremo a finire, ma proprio cominciare è il problema, particolarmente per tutti gli studenti che devono svegliare i loro neuroni dopo il letargo festivo. Si tratta di una vera e propria malattia, come quella che sta contagiando i frequentatori dei social alle prese con le foto di profilo. E tu, che profilo sei? Ma noi di Le Cosimo non siamo poi così insensibili che ce la prendiamo con le patologie degli altri. Tra i contributi giunti in redazione c'è anche il video realizzato per il polo pediatrico. E questo è solo per loro. Non è l'unico video pubblicato. Vi proponiamo l'intervista all'ormai ex assessore alla cultura di Lecce, Antonella Agnoli. Il teatro, ci ha detto, e ne siamo convinti, è un luogo di incontro, confronto, che può aiutare l'integrazione oltre a farci crescere culturalmente. Rimanendo nel mondo dello spettacolo, vi consigliamo la riscoperta dei Queen attraverso le loro canzoni e il film, che ne celebra la creatività e sonorità. E poi i film della nostra Cineteca, che hanno come tema l'adolescenza. Film vecchi e nuovi, ma sempre stimolanti. Sulla stessa linea la proposta della serie TV Scam Italia, nuovo format in tempo reale. Per i cultori del genere horror vi consigliamo una pietra miliare della storia del cinema, Suspiria, nella versione originale di Dario Argento. Per lo sport, visto lo stop del campionato, vi segnaliamo alcune curiosità sull'Hellas Verona, che il nostro Lecce affronterà prossimamente. E per chiudere in bellezza, una ricca fotogallery sul progetto Erasmus, che ha permesso di ospitare gli studenti delle scuole gemellate con il nostro De Giorgi. È stata certamente una settimana di lavoro e di festa. Questo, ma non solo. Per il momento è tutto, un caro saluto dalla vostra Cesaria Finzione, segretaria di redazione.